fossi un antico pellegrino alla ricerca di un posto di ristoro lungo un'antica strada, mi conduco a Monsagrati Alto, una frazione dell'attuale comune di Pescaglia, dove esiste una pieve, un'antica chiesa, dedicata a Giovanni Battista. E stamani vorrei parlarvi di una pianta già conosciuta in epoche lontane, cioè quando i pellegrini avrebbero mangiato magari una zuppa ricavata anche con questa pianta, oppure una misticanza, oppure realizzare con la detta pianta anche un medicamento utile per la loro fatica e per il loro continuo cammino alla ricerca della luce. Amici, benvenuti sul mio canale. Accennavo prima a una pianta che si sarebbe potuta mangiare nei tempi dei pellegrini. Si può ovviamente mangiare ancora oggi. Dunque una pianta che ha un utilizzo alimentare tradizionale che viene appunto da molto lontano nel tempo. Però diciamo che quando la pianta si presenta fiorita, vedete queste meravigliose fioriture gialle, ecco allora diciamo che è in un tempo avanzato dell'estate, infatti siamo nel mese d'agosto, e ora probabilmente non la adopererei come zuppa o come misticanza, perché quando le piante hanno sviluppato così adulte le loro fioriture, le fibre sono coriacee e la linfa un po' troppo amara. Però sarebbe indicata per realizzarci un medicamento con tantissime funzioni terapeutiche. E allora conosciamola un po' meglio. Chiamata volgarmente caccialepre, oppure anche in un dialetto più versiliese, gratinepolo, oppure anche in un dialetto più apuano, grattapecora. Si tratta di una pianta delle composite, Reicardia picrioides, appunto delle composite. Una sorta di piscialletto, una sorta di tarassaco, in effetti condivide la stessa famiglia, ma si tratta di una pianta ovviamente a sé stante. Reicardia. Sentite la parola cardia, ha a che fare con il cardiaco, perciò una pianta che ha proprietà importanti per la regolazione del battito, appunto cardiaco. Invece una pianta diuretica da aggiungere, che in effetti aiuta anche l'eliminazione di calcoli renali o renella attraverso l'utilizzo di decotti, ma anche di tisane, di infusi, quando la droga è secca, altrimenti macerata in un alcolico diventa una vera e propria medicina, per aiutare l'organismo a eliminare scorie, tossine e tensioni attraverso la minzione oppure la sudorazione, perché questa pianta fa emettere dei liquidi a tutto il nostro corpo. Ovviamente si tratta di una pianta che ha dei principi amari e quindi agisce sul fegato e sulla colicisti, aiutando a smaltire cibi pesanti. Una pianta che se si chiama caccialepre è perché, ovviamente, i conigli selvatici, le lepri, sono ghiotti di queste foglioline. Infatti le misticanze che l'uomo può fare sono tutte quante realizzate con queste foglioline che hanno un vago sentore o ricordo della rucola selvatica. Tutta quanta la pianta si può cuocere e in un lontano medioevo sarebbe stata presente insieme alle borragini e forse insieme anche a degli antichi fagioli locali, cioè i fagioli che non arrivavano dall'America, ancora doveva essere scoperta quella grande e lontana terra, ma avevamo, come abbiamo, delle specie di fagioli italiane. In questa terra il fagiolo lucchese, ora quando si dice fagioli lucchesi se ne intende una gamma piuttosto ampia, ma quello presente nelle zuppe era il cosiddetto fagiolo dall'occhio, quindi un fagiolo chiaro o giallo con questa macula marrone che può vagamente ricordare un piccolo occhio. I fagioli dell'occhio stavano molto spesso in una misticanza, ma più spesso in una zuppa ricavata con erbe selvatiche, una delle quali, ripeto il suo nome botanico, è la Reicardia picrioides delle composite, ma tutti la chiamiamo caccialepre oppure gratinepolo.
se fossi un antico pellegrino medievale, ieri ma anche oggi, dopo aver ricevuto una pietanza a base di erbe spontanee, una delle quali appunto ce l'ho ancora in mano, la Reicardia picrioides delle composite, avrei senz'altro ricevuto anche il conforto dello spirito attraverso la meditazione, la preghiera e il silenzio, visto il luogo dove mi trovo. San Giovanni Battista, che ci evoca un antico profeta, colui che battezzava ovviamente all'interno della fede cristiana, una figura fondamentale. Molte pievi e molte chiese del passato sono a questo santo dedicate. Ora vi do i miei saluti, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. Se questi piccoli lavori che vado facendo per avvicinare la curiosità delle persone ai nomi delle piante, ma facendovi vedere nel contempo anche ambienti geografici e anche storici e architettonici, allora appunto iscrivetevi al mio canale per essere sempre informati su ogni novità io vada a promulgare.